Sapete qual è la cosa più affascinante della composizione? Che l'ispirazione è una cosa totalmente imprevedibile, però il background, così diciamo, l'ambiente che ci costruiamo per raccoglierla, questa ispirazione, è parzialmente controllabile. Questa così riflessione estemporanea mi nasce perché in queste settimane mi sto dedicando a lavori molto di pianificazione, molto di preparazione di due produzioni, due dischi che andranno in registrazione durante questo autunno, e di un film, un documentario lungometraggio per Iceberg Film, sul quale al momento stiamo lavorando soprattutto alla storia, alla stesura dei dossier, alla costruzione un po' dei luoghi, dei personaggi, e molto poco sulla colonna sonora. Quindi devo dire che in questo periodo sto lavorando sempre sulla musica, ma da un punto di vista molto più organizzativo, molto più di molto poco a contatto con gli strumenti e le note, quindi quello che succede è che in questo contesto così, quando arrivo a casa la sera dopo una giornata passata a scrivere, buttare giù idee, organizzare, fare telefonate, cose del genere, in realtà da un lato sono mentalmente molto stanco e dall'altro ho una voglia quasi viscerale di prendere uno strumento, di mettermi a scrivere, comporre, produrre, fare queste cose che insomma mi piacciono tanto, il lato bello e creativo della musica. Però di fatto quando arrivo a casa la sera raramente ho il tempo di dedicarmi alla musica perché ho due figli piccoli e anche perché non rinuncio a cucinare, visto che anche quella è una mia grande passione, almeno la cena la devo preparare anche per staccare un po' la testa. E quindi cosa succede? Che in questo clima di astinenza appunto dalla musica si accumula questa elettricità nel cervello, veramente come un condensatore che si carica. E di punto in bianco può succedermi che esploda, quindi magari, che ne so, sto cucinando o sto camminando dalla macchina, dal parcheggio alla porta di casa, oppure metto a dormire il bimbo grande, appena chiudo la porta e lui so che si addormenterà, dico, ah, ho un'idea, così, no? Arriva come un fulmine a ciel sereno, devo andare subito a prendere un taccuino e scrivere le idee o prendere il telefono, fare un memo vocale, no? E poi, chiaro che queste idee così nate in modo così esplosivo, così elettrico, andranno poi analizzate a mente fredda e, se possibile, confrontate con il progetto, se c'è un progetto preesistente. Quindi diciamo che quello che ho capito è che quando si validano le idee, quando è il momento di validare le idee, è una buona cosa se c'è già una sorta di linea stilistica, no? Di impalcatura, di scheletro di base da seguire. Ho capito sia sulle colonne sonore, sia lavorando a progetti miei, ma anche di altri artisti, che è ideale avere una linea stilistica avviata prima che sia finita la composizione di tutte le opere. In questo modo si evita quel rischio di comporre molti brani alla rinfusa o di buttare giù tante idee casuali e fare un minestrone, fare un disco frammentato. Mentre un disco sensato nasce quando da poche idee embrionali si capisce già qual è l'identità di base e si costruisce un po' un metodo di lavoro, una linea da seguire, no? E così tutte le idee nuove che arrivano si fa un confronto e si capisce se sono coerenti o se è meglio lasciarle per qualcos'altro. Questo vale per le colonne sonore, ma vale anche per i dischi. Quindi, ad esempio, adesso sto lavorando per questo progetto di Davide Jungle, di cui poi vi parlerò, e lui è un vulcano di idee, no? Stiamo lavorando su due brani, però ogni tanto arriva con cose nuove da dire, magari per il futuro, per un'altra cosa. E io volentieri le accetto perché sono spesso belle idee, però in base alla linea stilistica che abbiamo stabilito adesso come partenza per questo progetto, è molto facile capire se le nuove idee che arrivano sono compatibili o se magari vanno rimodellate oppure addirittura lasciate per qualcos'altro, magari utilizzate per un altro progetto, anche per un altro artista. Perché non per forza tutti gli artisti devono fare solo la propria musica, no? Ad esempio, lui è molto adatto anche a scrivere per altri, quindi io cerco anche un po' di direzionare tutta questa esplosività che ha, nell'ottica di poter creare più lavoro anche per il futuro. Ora, a proposito di quindi cercare la linea stilistica, di costruire una linea di lavoro efficace, di impalcare una produzione, c'è ancora un posto libero per il webinar di questa domenica sulla produzione musicale, quindi questa domenica sera c'è questo evento gratuito, per cui se ti interessa acquisire un po' di informazioni su come si produce un disco, su come sono un po'
diciamo così, le possibili metodologie per andare da un'idea progettuale a un prodotto musicale finito, ti invito a iscriverti al link qui in descrizione. E appunto, ho scelto questa forma di webinar, così di, tra virgolette, videoconferenza, perché ci tengo moltissimo a divulgare queste informazioni che credo che possano aiutare lo sviluppo della musica indipendente, dell'arte così appunto fatta da esseri umani, però non voglio farlo in forma di monologo, di video, così perché sono talmente tante informazioni basate sull'esperienza diretta che c'è il rischio di travisarle, per cui invece in una forma di dialogo, di interscambio, di confronto, sarà molto più semplice assimilarle proprio perché chiederò a ogni partecipante di interrompermi in qualsiasi momento di dubbio e portare un po' la propria idea sul tavolo. Per cui, via, se ti interessa, ci vediamo questa domenica al webinar sulla produzione.